Symbiosis è un sistema integrato di osservazione della superficie e caratterizzazione del pianeta Mercurio, composto da 3 canali per osservazioni stereoscopiche ad alta risoluzione spaziale e iperspettrali nel visibile e vicino infrarosso. Diciamo che Mercurio è un pianeta estremo e come tale ci permetterà di capire come si è formato tutto il sistema solare, perché fornisce un'informazione importante su come si sono formati i pianeti terrestri. Noi conosciamo pochissimo ancora della nostra stessa Terra, quindi studiare gli altri pianeti e in particolare un pianeta estremo come Mercurio ci aiuterà ad aggiungere pezzi al puzzle enorme della formazione del sistema solare. ISA, guidato da Valerio Iafolla dell'INAF, Istituto di Astrofisica e Planetologia Spaziali di Roma, è l'accelerometro ad alta sensibilità sviluppato dall'INAF e da Thales Alenia Space, che si occuperà delle misure gravitazionali. Nella missione Baby Colombo io mi occupo principalmente della calibrazione e dei dati provenienti dall'accelerometro ISA. Un accelerometro è uno strumento che permette di capire le variazioni di velocità. Questo vuol dire che siccome siamo in caduta libera, quindi siamo in orbita, siamo insensibili alla gravità, ma sentiamo soltanto le variazioni di velocità dovute alle forze esterne che agiscono sull'accelerometro e quindi sul satellite stesso. Le forze non gravitazionali a Mercurio sono principalmente di natura solare, ossia i fotoni provenienti dal Sole hanno l'effetto di un vero e proprio vento che spazza via il satellite stesso, cioè lo spinge fuori dalla orbita in cui dovrebbe essere se ci fosse solo l'azione della gravità di Mercurio ad agire su di essa. Serena è l'esperimento per lo studio dell'ambiente particellare di Mercurio, vale a dire l'esosfera, mediante i 2 analizzatori di particelle neutre Elena e Stofio. Quest'ultimo, realizzato dalla Southwest Research Institute USA, e 2 spettrometri di ioni MIPA e PICAM. La responsabilità scientifica è di Stefano Orsini. Uno degli strumenti a bordo dell'MPO, del Planetary Orbiter, quello con l'orbita più vicina, è Serena. In realtà sono 4 rivelatori, 2 di particelle neutre e 2 di ioni, che studieranno l'esosfera. C'è anche a bordo un magnetometro, ma sul satellite con l'orbita più ampia, che è quello giapponese, l'intera dotazione degli strumenti è dedicata allo studio della magnetosfera e delle particelle. E in particolare 2 misure in 2 posizioni diverse ci permetterà di ricostruire la tridimensionalità della magnetosfera e dell'esosfera. More è l'esperimento di radioscienza basato sul trasponditore di bordo in banda KA. Per More la responsabilità scientifica è dell'Università di Roma La Sapienza, con il supporto del JPL e della NASA. Infine Phoebus, spettrometro francese in banda ultravioletto estremo e ultravioletto lontano, finalizzato all'indagine della composizione e della dinamica dell'esosfera di Mercurio, e tra le caratteristiche principali vi è sicuramente la capacità di osservare gas come l'elio, l'argon e l'azoto. Il contributo italiano è regolato da un accordo bilaterale ASI-CNS che coinvolge anche il CNR e l'Università di Padova. Baby Colombo è la 5ª missione Cornerstone del programma Horizon 2000+, adottata dall'OSPC dell'ESA per il programma del direttorato scientifico. Come è facile immaginare, è una delle missioni di esplorazione interplanetaria più ambiziose mai programmate dall'ESA, nonché una delle più articolate perché composta da 3 moduli e uno scudo solare. La missione è stata dedicata a Giuseppe Colombo, eminente fisico, matematico, astronomo e ingegnere padovano, nonché rinomato professore dell'Università degli Studi di Padova. Famosa una sua frase durante un discorso all'Accademia dei Lincei: sogni voi dite? No signori, realtà, realtà. Baby Colombo è per l'esplorazione spaziale uno di quei momenti in cui i sogni si sono tradotti in un'affascinante realtà.